potrebbe descrivere la strage. Al Teatro D'Annunzio di Pescara il festival La Cultura dei Legami, tre appuntamenti nell'ambito del cartellone dell'ente Manifestazioni Pescaresi. La settima edizione del festival di teatro contemporaneo La Cultura dei Legami è uno degli appuntamenti più significativi della scena culturale regionale, ideato e diretto artisticamente da Edoardo Oliva. L'edizione 2021 è dedicata a Enzo Spirito, che nel 2005 ha fondato la compagnia del teatro immediato con Edoardo Oliva e Vincenzo Mambella. Il festival si è aperto con lo spettacolo La caduta di Troia con Massimo Popolizio e la compagnia Orsini. Come tutti sappiamo, nel secondo libro Enea racconta a Didone la morte della sua città. Racconta del dono funesto di questo cavallo enorme dei greci lasciato il dono sulla spiaggia sulle rive di Troia. C'è una battuta che dice il sacerdote Laoconte, dice: io temo i greci anche se recano doni. Ecco, questa è una battuta che possiamo, per questo diciamo contemporanea, possiamo attribuire a qualsiasi altra persona, no? Specialmente dalla politica mondiale, quando pensano di fare dei doni o di essere i portatori di pace, invece non lo sono. Noi non facciamo nulla per richiamare il contemporaneo, ripeto, il contemporaneo viene da solo. Sì, soprattutto per gli esuli. Enea è un esule, Enea è un uomo costretto a fuggire per la distruzione della sua patria, della sua città, portandosi sulle spalle il vecchio padre. Chi vuol capire, chi vuole intendere, intenda. Il 28 luglio in scena il Macbeth di Alessandro Serre della compagnia Teatro Persona, che presenta una proposta visionaria e audace che lavora sul linguaggio e la gestualità, trasponendo il Macbeth di Shakespeare nel cuore di un'immaginaria barbagia. Il testo shakespeariano viene recitato in sardo ed è interpretato da soli uomini. Il festival si concluderà il 1 agosto con lo spettacolo Animali da Bar, che vedrà protagonista la compagnia Carrozzeria Orfeo di Gabriele Di Luta. Sul palco un bar abitato da personaggi strani, sei animali notturni illusi perdenti che provano a combattere nonostante tutto, aggrappati ai loro piccoli squali di sogni, a una speranza che resiste troppo a lungo.